Mister Cesare Beggi, quella di quest'oggi è una sconfitta pesante, al di là del punteggio per quello che razionalmente può significare, anche se appunto c'è ancora una gara da giocare sabato. Sì, è stata una partita un po' stregata, comunque l'avevamo anche interpretata abbastanza bene. Purtroppo abbiamo trovato oggi un avversario che è stato più forte di noi e che ha meritato la vittoria. Adesso dobbiamo concludere bene il sabato il campionato a Chiavari e poi sulla base del piazzamento vedremo ai playoff quello che ci capiterà. Partita stregata, dicevi, in particolare. Sì, siamo partiti bene. Abbiamo preso abbastanza presto il dominio del campo, loro ci aspettavano e ripartivano, ma lo facevano con grande qualità e quindi abbiamo sofferto molto. È stata tutta una partita di difesa sulle loro ripartenze. Quando ne concedi tante, dopo, soprattutto a giocatori bravi come sono quelli del Venezia, capita di prendere questi gol che a noi capita dall'inizio dell'anno, però oggi in particolar modo sono stati abbastanza cinici nello sfruttare ogni azione. E c'è anche da dire che loro correvano parecchio, probabilmente correvano anche più di noi. Sì, quello sicuro. Sono una squadra anche un po' più anziana della nostra, sono giocatori già un po' più pronti rispetto ai nostri e l'hanno fatto vedere negli spazi. Sicuramente sono giocatori mo molto forti. Il loro modo di giocare è quello di difendersi molto bassi per poi attaccare gli spazi e in quegli spazi sono veramente bravi. Adesso la differenza tra l'Udinese prima e il Parma secondo è un solo punto, loro sono attesi da una partita che razionalmente dovrebbe essere abbastanza facile, al di là di tutto dovesse finire con un punto di differenza, aumenta immagino insomma, la rabbia, il bruciore, il rimpianto. Sì, però sono cose che è lo sport, il calcio è questo, sì, vincono i campionati per un punto, si perdono per un punto, noi pensiamo a fare il nostro dovere sabato, a fare una buona partita e cercare di portare a casa il risultato e poi se dovrà essere playoff, faremo i playoff e ci prepareremo al meglio. E se dovessi identificare dove questo punto manca o questi due punti mancano. Abbiamo tante di partite dove si poteva, penso, di certo non oggi. Ma penso soprattutto alle partite col Cittadella, col Vicenza, col Como, dove si poteva fare qualcosa di più qualche mese fa. Grazie. Prego.